Siria Evangelista, nella vita di tutti i giorni, collaboratrice scolastica, scrittrice per hobby con grande successo, pubblichi libri di didattica scolastica per i ragazzi di tutte le scuole. Sì, io scrivo per tutti i bambini, dagli albi illustrati per le scuole elementari a scopo didattico, quindi con loro imparo in modo che il bambino può interagire con il testo scritto e quindi lavorarci ed imparare sia con la scrittura che senza scrittura. Com'è nata questa passione per la scrittura, per una persona che nella vita fa un altro lavoro comunque? Sì, faccio un lavoro pratico molto bello, lavoro alla De Cecco, però come passione ho la scrittura sin da ragazza, perché comunque sono laureata in materie letterarie, quindi ho scritto per un professore a Urbino, ho insegnato 10 anni all'Università di Urbino come assistente, sono stata come assistente e quindi diciamo che la scrittura fa parte di me, è una cosa che ho sempre. Libri di grande successo, anche perché tu pubblichi per Amazon, tra l'altro. Sì, sì, anzi, colgo l'occasione per dire che ho appena scritto un libro che mi rappresenta, che parla di me, della mia anima, che si intitola Volevo essere sindaco e si trova sia in ebook che in cartaceo, quindi è uscito proprio giovedì, quindi fresco fresco, si intitola Volevo essere sindaco. Tornando ai tuoi libri di didattica, in cosa soprattutto ti sei specializzata in questi anni? Mi sono specializzata soprattutto nelle tematiche dei bambini un po', diciamo, con difficoltà. Per esempio le favole di Claudia parlano di una bambina disabile che vive sulla sedia a rotelle tutti i giorni e quindi deve vivere molto nella fantasia. Quindi lui come personaggio, volevo dire come protagonista, Luca, vive la quotidianità di Claudia sulla sedia a rotelle, quindi per far capire ai bambini quello che nella realtà esiste, le problematiche che esistono. Libri di Siria Evangelista che sono utilizzati in tutte le scuole del nostro paese, sì, tutta Italia. Sì, in tutta Italia e devo dire con grande orgoglio anche fuori.